vicepresidente Vincenzo Silaco. È finita la partita in casa con il Gerace, diciamo che è stata anche una sofferenza per certi aspetti, non era facile oggi battere questo Gerace. Buonasera intanto. Sì, abbiamo incontrato una squadra tosta, dobbiamo fare intanto i complimenti al Gerace per la prestazione di oggi, che sicuramente non è una squadra che merita zero in classifica. Ha dimostrato che ha un belle trame di gioco, delle belle individualità e ci hanno pressato per quasi tutto il primo tempo per tutte le parti del gioco che non ci hanno fatto giocare proprio come di solito cerchiamo l'approccio della partita. Diciamo che è stata una partita molto sofferta, lo sapevamo, infatti il gol è venuto poi su palla da fermo, come in settimana si discuteva, che sapevamo che la squadra ci avrebbe attaccato in tutti i reparti del campo e allora si cercava il gol con palla ferma. Alla fine abbiamo vinto, una vittoria che l'abbiamo voluta, perché settimana parlavamo, perché venendo da due partite abbastanza difficili dove l'inizio del campionato è stato a noi favorevole e oggi la partita che sembrava quella più abbordabile è stata quella più difficile, però alla fine abbiamo portato il risultato a casa. Ecco, cosa significa? Alla terza giornata avete 7 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e un pareggio, ma anche di aver incontrato squadre importanti. Sì, abbiamo iniziato bene il campionato affrontando squadre difficili. Ora ci aspettano 3 partite dove dobbiamo dimostrare la nostra forza, perché sappiamo la squadra che abbiamo, sappiamo che abbiamo delle buone individualità, abbiamo belle trame di gioco e sappiamo quello che vogliamo. Cioè ora ci aspetta la partita di Trapani con l'Accademia e l'altra ci aspetta a Misilmere. Dopo avremo la Nissa in casa e di lì poi tireremo le somme per vedere come dobbiamo andare avanti nel campionato, che vogliamo dire anche noi la nostra fino alla fine. E appunto l'Unione Sportiva Mazara 46 dove potrà arrivare secondo lei, vicepresidente Sindaco? Diciamo che noi abbiamo costruito una squadra per arrivare a migliorare la classifica confronto agli altri 2 anni passati in eccellenza. Ce la metteremo tutta per arrivare tra i primi 3-4 posti in classifica. Poi a dicembre sì, facciamo i conti e vediamo dove ci troviamo, se dobbiamo ancora migliorarci o dobbiamo accontentarci sempre dei primi 4-5 posti di ogni anno, però quest'anno vogliamo qualche cosa in più. Stiamo dando tanto per stare vicino alla squadra, la società si è mossa abbastanza bene, ci siamo strutturati per fare un buon campionato anche a livello societario, perciò alla fine tireremo le somme. In conclusione, cosa vuole dire ai suoi giocatori? Intanto ringraziarli per la partita di oggi, perché non era facile affrontare il Gerace. Hanno dato l'anima e questi le ringraziamo per quello che alla fine ci hanno regalato, perché era la partita, a volte vincere queste partite aiuta affrontare le prossime, perché sono le partite quelle che sembrano più facili, però alla fine è stata una grande partita lottata su tutti i fronti e alla fine abbiamo portato i 3 punti a casa.